Un prete di Castel San Lorenzo si era ivi portato a comprarsi un poco di pane, perché si era conservato lì un po' di grano. Fermato dai guardiani attenti a non far portare fuori quella terra, gli fu tolto il pane che sotto il mantello portava e di più fu bastonato, per il che ne furono scomunicati e dovettero mandare a Roma per la soluzione simile, eccetera, eccetera. I cirindani compravano il pane nella taverna di Pesto, nella piana di Capaccio. I salernitani si rifornivano in Lucania, al di sopra di Potenza, nella terra di Polla, trascurando di fermarsi nella piana del Seire perché poverissime. A Filitto e nei paesi limitrofi la carestia produsse danni ancora più devastanti, a causa del sistema viario. Poi vi faccio vedere il sistema viario anche 20 anni dopo l'unità. A causa del sistema viario che si basava ancora su sentieri, ma ancora oggi, maleggevoli, e su tratture medievali. Leggendo le cronache del tempo, si avverte, 5 minuti. sì, 5 minuti, molto sintetico, si avverte chiaro nell'anima di molti il terrore che le stesse popolazioni temevano il terribile flagello della peste, e fece sì, è un fatto vero, che i cittadini, convinti di rimanere insepolti se morivano, si riunivano, si studiavano di scavare una fossa e poi si chiamavano a vicenda. E si ponevano a giacere dappresso, sperando che dopo la morte una mano pietosa ve li avesse sospinti. Ora, il 1799, pochi anni dopo questi fatti stiamo raccontando, è la prima volta una rivoluzione popolare. Il popolo per la prima volta prende parte attiva a un processo rivoluzionario. Prima era stato sempre passivo, tutto era avvenuto al di sopra delle masse popolari. Adesso il 99 rappresenta questo, indipendentemente adesso dai fatti. Per il 99 parleranno gli altri, ma vi dico una cosa: dal libro dei defunti di Filitto, della parrocchia di Santa Maria dell'Assunta, l'economo curato don Romano Migliacci annotò gli avvenimenti in questo modo. Nel tempo dell'assedio, dei tumulti e della decimazione di 8 famiglie di questa predetta terra, ossia i nomi del dottor Vincenzo Guariglia, Tommaso Arciprete Guariglia, Reverendo Giuseppe De Augustinis, del notaio Domenico Giardino, effettuata anche con l'incendio e senza incendio del dottor Saverio Francesco e del fratello Nicola Migliacci, di Agnello Guariglia, Giovanni Giardino, fatta dall'esercito del nostro re Ferdinando IV dai cittadini di Piagine e di altre terre nel giorno di domenica 14 aprile 1799, alle ore 22, vedete, preciso anche nell'acqua, alle ore 22, con la continuazione di 5 giorni. L'ispettore generale comandante dell'esercito predetto, chiamata la Santa Crociata, ordinata eccetera dal comandante cardinale Ruffo e tutti gli ufficiali, durante questi tumulti, per ordine degli ufficiali della Santa Crociata, fu devastata e saccheggiata e data alle fiamme, prontamente domate, il castello di Filitto, già Rocca dei Carafa, proprietà di Don Giovanni de Ausilis e di suo fratello Domenico. Ci sono dei documenti, pensi, che non ne siate a conoscenza, e poi termino, che riguarda Filitto. È mandato dal capo militare del tempo, De Falbo, ai cittadini affinché si armassero, perché dovevano liberarsi dagli attacchi dei sanvedisti. Dice solo alcune cose: il partito dei ribelli, la salvezza dello Stato, i signori illustrissimi, quando sentiranno sopra il cannone, di subito mettete segno di pace, e poi di sopra le vostre muraglie menate cannonate e fucilate e pietre per stabilire il numero dei nemici. Poi da noi tutto sarà ristretto e massacrato, e così potete
prendere e possiamo prendere tutto l'esercito nemico. Poi descrive nei particolari la sede di Filippo e dice: la nostra gente, radunata per la buona causa, portò armi e vivere fin dalle povere donne che si sono spropriate fino a delle galline per dare a mangiare ai rivoltosi. Poi portarono alle ore 19, ed anche le 7 di sera, quando questa gente si era rinforzata di spirito, avevano mangiato, poterono resistere all'assalto e il nemico fu sconfitto e mi riuscì dopo 3 ore di assalto. Filippo fu quindi per 3 ore soggetto ad assalto. Mi fu quindi possibile superare l'assalto e inalberare la bandiera con il santo vessillo delle croci e di spiandare la loro chimerica libertà. E in codesto scontro ci furono fuochi di cannone e fuggirono tutti i giacobini che dimoravano colà. Molte famiglie di giacobini di Filippo sono state massacrate e poi altre fatte schiavi dalla nostra armata. La mattina del 16 sono state taccarate, loro scrivevano come parlavano, in effetti sono state quindi soggette a batoste, di nuovo i giacobini e poi tutta l'avanguardia portata con molti carcerati a Castel San Lorenzo. Un'altra fonte era quella di Cosimo De Giorgi che riguarda Filippo, perché non a caso riveste una strana attualità. Pure stasera, dicendo, venendo in macchina, ho visto la viabilità, eccetera. 20 anni dopo l'unità, un geologo pugliese, Cosimo De Giorgi, fu inviato nel Cilento a fare un'indagine geologica per dalla Real Casa delle Miniere, era l'equivalente del nostro Ministero dell'Agricoltura. Dice: facci questa relazione e poi noi provvederemo in base ai tuoi studi le cose da fare. Ebbene, lui che cosa dice? Fernando, è proprio quello che anche tu hai pensato venendo qua. Allora, guardate, oggi se uno fa questa riflessione poi si accorge che avevamo in mente di e non abbiamo avuto niente. La Valle del Calore è una delle più belle, più pittoresche, più ubertose dell'Italia meridionale. Dovrebbe richiamare l'attenzione del naturalista 1881, dell'archeologo e dell'artista. Sarebbe ancora una delle più ricche se le industrie agrarie fossero più sviluppate e se il soffio della civiltà e del commercio potessero giungere fin qui. È invece una valle quasi del tutto abbandonata dal governo e dalla provincia. Parla della strada ferrata, la ferrovia. Lui diceva: guardate, stanno costruendo la ferrovia, deve fare la Eboli Potenza a est e a ovest degli Alburni, quindi da una parte il Vallo di Diano per andare a Longobucco in Calabria, dall'altra parte la zona costiera. Diceva De Giorgi: guardate, non fate così, vi costerà molto di più, e se vogliamo veramente togliere dall'isolamento i paesi dell'alta valle del Calore, la ferrovia deve passare di qua, poi facendo le bretelle di collegamento. E nomina i paesi, uno per uno, c'è pure Altavilla. E dice: ecco perché merita questo di essere l'area del Calore. Allora, il luogo di due strade ferrate che state facendo, dice che al lavoro compiuto inghiottiranno parecchi milioni dalle tasche dei contribuenti, una sola basta per congiungere Salerno a Reggio Calabria, partendo da Eboli, allacciando nel suo corso i paesi di Altavilla Silentina, Capaccio, Albanella, Serre, Postiglione, Condrone, Castelcivita, Rocca d'Aspite, Filippo, Aqua, Ottate, Castel San Lorenzo, Sant'Angelo e Fasanella, Bello Sguardo, Rossigno, Lavorino, Fogna, Piacini fino a Magliano. Quindi da Magliano, lungo il torrente Triennico, il territorio di Stio, quindi pure sotto Stio, sarebbe passato fino a Valle della Lucania. Dice: oggi la strada della Valle del Calore è attraversata 2 vie provinciali che vanno innanzi a Passo di Tartaruga.
e sono distese ai due lati della medesima senza nessuna comunicazione tra di loro, eccetto quelle orribili vie vicinali che formano la dirigia del malcapitato viaggiatore e senza un ponte sul fiume. L'unica cosa quando guarda Filippo dice solo questo: che cosa tiene di particolare il paese? Dice: